nella mattinata del 7 febbraio nel centro di Sala Consilina una inconsueta rappresentazione dedicata alla prima giornata nazionale contro il bullismo. L'evento, curato dall'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, si unisce alle manifestazioni delle scuole italiane che hanno raccolto l'invito da parte del MIUR, Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, il quale ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo, che di questi tempi ha superato la soglia di allarme. Una giornata quindi per dire no al bullismo e al cyberbullismo. 7 febbraio, data scelta in contemporanea per la Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete, istituita dalla Commissione Europea. L'obiettivo è far riflettere gli studenti sull'uso consapevole della rete. Iniziativa accolta in modo favorevole dalla dirigente scolastica del Cicerone, dottoressa Gelsomina Langella, che ha dato impulso ad un proprio nodo blu, simbolo della lotta nazionale contro il bullismo, coinvolgendo tutti i docenti ed in particolar modo quelli di scienze motorie. Per l'occasione gli studenti hanno rappresentato un flash mob nel cuore del centro salese, esibendosi in una coreografia di electro swing sulle note del gruppo musicale Caravan Palace. La manifestazione è stata accolta dai passanti con mero entusiasmo e partecipazione. Gli studenti sono stati applauditi e invitati a ripetere più volte la simpatica e coinvolgente coreografia.